ferito, aspetta che io gli do uno. Ok, a posto? Sì. Sì, grazie. Ok, qualcun altro è ferito? Ok, no. Allora, dottore, la volevo... Tutto bene? Tutto bene, lei? Vigilante? Tutto bene, lei? Sì, sì, tutto bene, certamente. Un attimo, un attimo. Fermo, Raul. Faccio benzina. Dicevamo, signora Budul, come sta? Dica, tutto bene, tutto bene. Lei com'è andata la giornata? Tranquilla. La vedo abbronzata. Questo deserto picchia. Sì, sono stato con moglie e figli giù al fiume. Ho fatto anche un bagnetto con mio figlio, giusto così, nel pomeriggio. Sì, sì, ogni tanto ci vuole. E niente, signor Abdul, volevamo avvertirle che da oggi in questa città è presente una gang di vigilanti, dove praticamente i vigilanti supporteranno al 100% la polizia, contro assolutamente chi fa sgarri verso i civili, tipo rapine, rapine di soldi, comunque, oppure magari rubano auto. Noi daremo la nostra completa disposizione per intervenire, aiutare la polizia in maniera completamente gratuita. Quindi se lei un domani avrà un problema, non si preoccupi a contattarci. Il nostro numero di cellulare lo riconoscerà, perché il prefisso è contrassegnato da tre sigle che sarebbero VIG. La tariffa del cellulare è praticamente minima, perché siamo tutti in un campo di circa 10 km, quindi non esiti a contattarci. Ok, certamente. Se avrò qualche problema con qualche banda losca o qualcuno che mi sta rapinando, certamente la contatterò subito. O contatterò lei se la trovo qui, o contatterò uno dei suoi compagni comunque che saranno nelle zone. Sì, certo, noi siamo appena scesi da un volo di ricognizione nei campi illegali, diciamo cocaina, metanfetamina, eroina, per ora tutto procede bene, nessun tipo di smercio di roba illegale, la polizia ne ha conoscenza, stiamo dando il benvenuto e ci stiamo facendo conoscere da tutti i nuovi player che sono entrati oggi nella città di Fallujah. Ottimo, certamente, sì. Meglio, così almeno vi fate conoscere, e meglio è, così almeno lavorate di più voi e tenete almeno pulita la città. Sì, esatto, ci siamo anche tatuati le braccia, come può vedere, per farci un po' riconoscere. Certamente, vedo che avete tutti i tatuaggi uguali, infatti ottimo. Sì, praticamente, sì, siamo tutti figli dello stesso padre. Come giusto che sia. Ma il signor Mitch ci ha messo a fare il meccanico adesso. No, il signor Mitch ammirava il suo Ifrit, perché ne vorrebbe uno anche lui. Però comunque in questo momento non ha la possibilità, e quindi comunque già me lo diceva. I giorni precedenti, babbo per un Ifrit, che deve fare. I reclutamenti sono aperti, ci potrebbe essere la possibilità di averlo. La ringrazio. No, notavo che avete cambiato la marmita e ne avete messa una sportiva. mi sono messo lì perché mi informo io. Due o tre cavalli in più non fanno male. Va bene, dai, vi lasciamo, signor Abdul, la lasciamo al suo perfetto lavoro. Signor Mitch, se le viene qualche dritta di qualche marmita, scarico rovesciato, tipo Polini, ci contatti, perché 5 cavalli in più ci servirebbero con l'Ifrit. Ma guardate, io tra i miei contatti ho sicuramente qualcosa, mi fate dare un'occhiata e la ricontatto sicuramente. La ringrazio. Tanto il biglietto da visita me l'ha dato prima, quindi. La ringrazio, signor Mitch, arrivederci e buona serata e buon proseguimento. Di nuovo, buona giornata, arrivederci. Andiamo? Buon proseguimento anche a voi. Arrivederci.